eccoci qua nella nostra nuova cucina. Io vado subito a presentarvi il nostro cuoco, colui che ci aiuterà questa sera, perché parliamo di patate. Vado subito a presentarvelo. Eccolo qui, è il nostro amico Jack. Buonasera a tutti, buonasera. Avete visto, abbiamo già messo il grembiule come cuoco. Siamo lui è bello abbronzato, io sono bianco come la morte. Che andiamo a fare stasera? Ti manti questo che se ne ingrasso io. Allora, questa sera iniziamo a parlare di come cucinare queste famose patate. Jack ti insegnerà a mangiare la patata. Ecco, ovviamente. Pensavi, Partiamo dalla sigla di questo programma famosissimo. Vedi, anche lui è il nostro spettatore di Cotto e Bruciato. Io ve l'avevo promesso che venivo a casa vostra a cucinare quest'anno. Cucinerete voi, io vi guardo, vi darò le informazioni fondamentali. Quindi, come hai detto tu, lancia pure la sigla. A voi sigla. A voi sigla. Per i jacket potatoes servono delle patate, del formaggio cheddar o stagionato, del bacon o, come per esempio oggi faremo, ci serve un pezzo di salmone, che facciamo una variante con il pesce. Qua in cucina andiamo subito con la procedura. Allora, si prende la patatonzola, ecco qua, si va a lavare. Io mi sposto, ti è Giacomo, lava la patata bene, mi raccomando, da eliminare il terriccio e i residui. Dopodiché la buttiamo in una pentola per lessarla, perché si può fare in due maniere: o le lessiamo o le mettiamo in un cartoccio in forno a 200 gradi, ma domani saremo ancora qua, quindi noi andiamo a lessarle per essere più veloci, no? Intanto facciamo questo passaggio, bene, queste patatonzole. Lavala bene, ecco qua ti passo la patata. Perché stai ridendo? È diventato rosso, non ria di vergogna, eh? E andiamo a posizionarle nel fuoco con l'acqua. Ed ora il nostro buon vecchio Giacomo sta tagliando il formaggio e andremo a metterlo nel fornetto per farlo sciogliere. Quanto ci deve stare nel forno? E che ne so io. Quando vediamo che è sciolto, poi penso sia ora di tirarlo fuori, no? Il formaggio. Guarda che bravo. Dai che ti troviamo la donna della vita tua, Jack. Vuoi una fettina di formaggio? Io non mangio formaggio, buon vecchio Jack. Ah, non ti piace il formaggio? No! Io vado avanti a patate oggi. Ah. Allora adesso prendiamo il formaggio e lo mettiamo in forno. Prego, in forno 180 gradi per 20 minuti. Me lo sto subito inventando, ma di solito funziona. 180 gradi 20 minuti. Non è che facciamo saltare il piatto. No, no, fidati. Fidatevi di me. Il piatto non scoppierà. Il forno sì, però. Dici?
C'è solo un modo per scoprirlo. Pubblicità. Siccome devo fare fatturato, ecco qua. Succo Ace Selex. La scelta per i vostri figli. Ma stai registrando? Ed ecco, mamma, adesso è pronto il formaggio. Ma tutto da formaggio, ragazzi. Guardate il braccio muscoloso di Zack. Io lo sto influenzando, eh. Ecco, voi. Stanno appunto da formaggio, ragazzi. Io incredibile, eh? Formaggio direttamente da Belluno. Da Belluno? Da mucche allevate. Allevate in uno stato brodo? Naturali? Naturali? Sì, si sente tutto, eh? Ragazzi, passiamo alla prossima cosa che andiamo da abbrustolire questo salmone. Mamma, ragazzi, no. Maria, mi metti un po' in pausa che io non ce la faccio più, eh? Allora andiamo a vedere come abbrustolire il salmone. Lo mettiamo in una padella. Che ci hai messo? Un po' di olio? Un po' di olio, semplice. Il salmone affumicato. E lo lasciamo lì ad abbrustolire. Alziamo la fiamma. Ecco che brucia tutto. Ma ragazzi, non avete idea che sembra di essere in una casara. Porca puttana. Sì, io lo metto ancora in forno perché... Sentendo distante che io non ce la faccio più a sentire questa puzza. Dovete sapere, amici a casa, che a me non piace il formaggio. E quel formaggio qui di mucca selvatica, allevata allo stato brado nei monti colli bellunesi, puzza, puzza assai. Io come girare il pesce. Dopo la pulite voi? Sì, dai. La patata è ancora cruda. Ecco, sai che anch'io ho imparato per tastare la patata con la forchetta? Spuncia la patatina, spuncia la patatina. È ancora cruda. Allora andiamo con un po' di acqua per... Vai a fare un macello. Ah! Oh mio Dio! Acqua. Per far sì che l'acqua si assorba all'interno del salmone in questo caso. Questa volta non mi frega. Abbiamo anche lo spruzzino. Se vuoi puoi spegnere adesso. Perfetto. Aspettiamo che le patate si cucinino. Altri 15 minuti, 10-15 minuti dovrebbero essere pronte. Intanto potete mettervi una maschera di un po' di creta sul viso e sopra così, che così i pori si dilatano e fate due cose in uno. Anche la maschera di bellezza finché le patate si cuociono. Vedete quanti consigli che io vi dispenso.
Pubblicità di nuovo? Pubblicità. Vino Curvé Dolce, vino spumante, Casa Santos. Mi fa venire il cervicale. Lo tolgo? Sì, lì. Perché non si... Non è successo niente. Non dovevi dirmi che dovevo toglierlo però, eh. Adesso in ultima con delicatezza. Questa è stata mangiata. Questa è stata mangiata dai lombrichi. È più digestibile perché è stata premasticata. Non è insalata. Come vedete non è insalata da supermercato, ma è insalata da un orto molto biologico. Orto botanico chilometro zero, giusto? Ma sì, è sufficiente? Penso no? Sì, sì. Prendiamo la patatonzola. È proprio grande. Ecco qua. Ta-da! Metti un po' di... Bene. Allora, adesso ci serve... Ecco qua. Vai. Andiamo a tagliare la nostra patatonzola. Ecco, un po' rotta, ma no, lascia dentro che vada. Dopodiché ci mettiamo un po' di... Non voglio rompere. Tutta per bellezza. E ecco qua. E no, perché dopo... Ce n'è ancora di questo? Sì, sì, ce n'è in frigo. E adesso mettilo tu perché a me puzza troppo. Prendiamo la fettina. Sì, attaccata. Si divide il formaggio. Si divide il formaggio di mucca a chilometro zero. Ecco qua. È tipo il Jack and Potatoes, eh. Un più patata lessa. Patata lessa. E questo è il piatto con un po' d'olio cotto e bruciato, eh? Vai. Cotto e bruciato.